Allora, ultimo gioco per PS Vita quest'oggi, anche perché il caldo mi sta veramente cimendo, signori, con raffreddore sciupumbari. La mia energia è ai minimi termini, quindi abbiate pietà. Allora, è un gioco che è una figata pazzesca, ok? Ed è gratis col PlayStation Plus, quindi fateci una capatina. E allora, abbiamo già giocato un pochino, abbiamo la nostra signorina. Questa è la taverna, ok. Abbiamo già un alleato, a quanto pare l'ho trovato, perché si trovano tipo degli scheletri in giro. È possibile resuscitare gli scheletri, che poi joinano il party e quant'altro. Eccola qua, questa è la signorina, vedete, bella arzilla, bella pimpante, con 20 kg di tette, eventualmente una ottima armatura, una sorceress, eventualmente, e quello è il tizio Zama che fornisce ausilio, questo è il ladro che ci apre le porte, le cassaforti e quant'altro. Allora, la quest ci dice di andare a farci un giro. Ma usciamo prima dalla città a vedere la mappa più estesa. Poi vediamo se possiamo agire col menu, con l'inventario. Niente ancora. Ok, per vedere qualche combattimento. Ok, esco dalla città. Skippa. Allora, dovevo andare, se non sbaglio. Questa animazione è figa, però dura un po' troppo. Allora, questa è la vecchia capitale, non andiamo lì, nell'altra locazione che sarebbe... Ah, ecco, queste qua. Esattamente. Abbiamo una serie di attacchi magici, vedete che consumano mana, tenendo premuto quadrato si ricarica. L'ho chiamata Pata così sulla fiducia. Ecco, una serie di cattivoni. Possiamo mandare dei turbini, per esempio. Delle sfuriate di ghiaccio, raccogliamo le monete ovviamente perché sono bonarie, indichiamo al tizio di aprirci la cassaforte, grazie, ecco, una bella sfuriata di cassaforte, andiamo a recuperare la balestra che fa un casino di danno, boom, vedete, tac. Allora, il tizio fa delle mosse da panico anche, grande, è quello che ci voleva, un po' d'ausilio di questo tipo qui. Perfetto, purtroppo le munizioni sono molto scarse della balestra o altre armi da raccolta. No, allora, questi sono i serpentazzi che sono veramente luridi. Vediamo se riusciamo a... Ah, forse perché ho cambiato l'arma e che fa delle cose differenti. Devo ricaricare il mana. Ecco, questa qua è una roba che mi sta un po' sui maroni, soprattutto con i boss. Perché fanno un casino di male e devi continuamente ricaricare questo mana. Il che ti espone a attacchi a manetta, ovviamente. Apri questa cassa. Ah, ok. Minchia, gli è sparato una... Sono stato io a sparare quella bomba. Spaccala, bravissimo. Bravissimo. Un po' di volume. Un po' di volume perché il sound è parte integrante. Dai, dai, dai. Ricarica. Ah. Ok. Aia! Aia! Addirittura le trappole spinose. Evitale di brutto, ma proprio. Ragazzi, i pipistrellazzi schifosi. I pipistrellazzi brutti e cattivi. Ovviamente tutte queste armi si denigrano con il tempo, quindi bisognerà tornare al negozietto a fare un po' di riparazioni. Oppure a comprare qualcosa di nuovo, diciamo, se devo spendere sempre in riparazioni, se me lo compro dal nuovo,
Ah, ecco qua, questo dovrebbe essere un nuovo companion, eventualmente, sono le famose ossa. Le recuperiamo, poi andiamo a resuscitare il tizio. Guardate che bello anche il fondale di zona. Questi sono i licantropi. Il mio compagno ricarica. Ricarica e spara. Bravissimo, ricarica. Qua non stai facendo niente, ricarica sempre sto mano. Grazie. Potrebbe. Ah, c'è anche un qualche tipo di teletrasporto, il che non è male per depistare il nemico, perché qua ti fanno un culo sgraziato proprio. Ah, ecco! Cisti! Cisti, ecco, questo è un danno. Ecco, il tipo di danno che dicevo. No, quello fa malissimo. Ricarica, ecco, il problema che dicevo. Porca miseria. Allora, stai fermo. Spara verso l'alto sta roba. Continua a bombardarla. No, non mi prende. No, allora tu spostati, ricaricati che sei a zero, porca puttana. Schiva, schiva di brutto, ricaricati, ho detto ricaricati secondo gli ordini, ricaricati. Spara verso l'alto, porca puttana. Ricarica. Un po' troppo lento, nella ricarica, soprattutto quando siamo in condizione di pericolo, come in questo caso, dovrebbe potenziare le sue abilità. Via, via. Spara verso l'alto, spara il fulmine, esatto, spara quel tipo di fulmine lì. Dai, dai. Spara fuoco e fiamme. No, 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 non farti prendere. Ricarica, ricarica, veloce, veloce. Porca miseria, spaccalo, ok. Ok, un po' di tesoro, un po' di statistiche, un po' di tempi, un po' di goals, un po' di points. Bla bla bla. Ok, tizio Zama. Passiamo a livello 3. Beh, un incremento di ben 3 punti vita. Cioè, meglio di niente. Ok, possiamo comprare delle robe a stima, ovvero sulla fiducia. Non sappiamo che roba sia, ma. Ah, questo però è classe A, quindi dovrebbe spaccare abbastanza i culi. E questo non è un bastone da mago questo. Questo sì, allora. Proviamolo. 3-7. Sì, questo spacca anche più resistente. Questo non so che roba sia. Queste sono delle cinture o delle ornamenti da testa. L'anellino lo prendo. Tanto di grana ce n'ho. Io prendo tutto, nel dubbio prendo tutto. Tanto grana c'è. Ok. Questi sono gli oggetti, andiamo via. Ok, ritorniamo alla caverna, quindi qua possiamo selezionare gli alleati. Ah, devo resuscitare il tizio, è vero. Allora, vediamo un pochino come si faceva per resuscitare il tizio. Ah, forse qua. Ah, ecco, risurrezione livello 1, 164 tocchi. Allow this heart to beat again. Quench their thirst. Lead the wandering soul back. Reverse death. Ok, è ritornato in vita. Adesso puoi joinare il nostro party, penso, spero. Vediamo se può entrare subito. Allora, alleati. Joina, Alba, eccola qua, livello 1. Ah no. Ecco, esattamente ragazzi. Tutte e due insieme. Perfetto. Ora siamo
Avete più o meno la stessa forma, non potrei riconoscervi. E qua già? Ah, qua era il negozio con la tizia Zama, madonna. Vediamo se qua si comprano le pozioni di cura. Ok, anche degli esplosivi. Poi da quest'altra parte c'è il mappone. Dai, veloce, che cammini con una lentezza disarmante. Qua andiamo verso il castello. Ah no, questa è la guilda, è vero, con il tizio Zama. Posso imparare le skills che si dividono in specifiche per sorceress oppure generiche. Vediamo un pochino se... quante ne abbiamo? Uno solo. Allora, ovviamente a vari livelli, per esempio questo ti fa guadagnare MP quando sconfiggi un nemico. Vediamo concentrazione. Ah, questo sarebbe ottimo, ecco. Aumenta la velocità di ricarica di Magic Points. Ah, ci vuole però più... ci vuole livello 3. Porca miseria. Allora, andiamo sulle skills generiche. Questo dovrebbe essere Slide Attack. Vediamo. Ah, ok, recuperare le monete ti ripristina un pochino di energia. Non è male. La prendo. Ok. E poi qua esco. Da quest'altra parte ci dovrebbe essere il castello. Guardate anche che bella, che figata lo sfondo e il fondale. Proviamo a entrare dentro il castello. You recall what happened at the castle? Flanked by guards. Il tizio Zama, non vi tedio con questi discorsi che sono interessanti, però ovviamente se giocate da soli, questo castello, e poi da questa parte si esce dalla città con il gate di prima. E comunque è un gioco davvero da provare, signori. Da PS Vita offre queste opportunità, non tanto spesso purtroppo, però a volte ci sono dei giochi che ti fanno dire vale la pena possedere la console. Comunque saluti e provate.